riplive.it. The next step. Buonasera a tutti. Io volevo innanzitutto ringraziare il signor Pinciroli perché ci ha permesso di vedere delle opere bellissime l'altro giorno quando abbiamo appunto allestito questi pannelli, come li vedete, ce li siamo anche proprio un po' gustati. La sua opera è particolarmente pregevole perché lui utilizza fili di diverso tipo, quindi a volte più sottili, a volte più spessi, a volte lisci, a volte invece più grezzi, a seconda delle tonalità di colore e degli effetti che vuole ottenere. Poi, non solo, per creare quelle figure che vedete deve spessissimo intrecciare i fili tra di loro per cambiare il colore, per passare dal verde del prato al rosso della casa, al bianco della montagna, piuttosto che altro. E questo inevitabilmente implica un lavoro complesso, minuzioso, preciso, quindi davvero sono da ammirare queste opere, sono bellissime. E ci testimoniano anche quanto è preziosa per noi l'attività manuale. Ecco, io è soprattutto questo che volevo indirizzare il mio intervento, perché l'attività manuale è una cosa fondamentale a tutte le età. Per i bambini serve per prendere contatto con la realtà nel mondo e per noi adulti serve per sviluppare la creatività. Io sono convinta che ognuno di noi ha dentro un mondo interiore che è fatto di colori, che è fatto di forme, di ricordi. È bellissimo poterli esprimere in qualche modo, che sia su un dipinto, che sia su una tela, che sia su un arazzo. Ci sono mille modi, però queste caratteristiche del nostro animo devono essere espresse in qualche modo. Quindi io invito veramente tutti quanti, in qualche maniera, da qualche parte, a provare a sviluppare la creatività. Noi con l'Armonia del Ricamo facciamo soprattutto ricamo, giusto appunto, però facciamo anche tessitura. Infatti questa sera ho portato un telaio e mentre trascorreremo questa serata insieme io lavorerò, così magari se poi vorrete vedere come si intrecciano l'ordito e la trama, semplicemente passate a salutarci, facciamo due chiacchiere. Certamente il mio lavoro è molto più semplice, molto più lineare e diciamo così anche proprio primitivo rispetto a quello che ha fatto il signor Giovanni Battista, che come ho detto è estremamente raffinato. Grazie a tutti, buona serata. riplive.it. The next step.